Incredibilmente ancora vuoto il parcheggio qui sulla SP88, strada che porta in Val d'Ultimo. Questa mattina partiamo un po' presto perché la signorina qui deve poi andare a lavorare e allora facciamo un giro già fatto diversi anni fa, ma che adesso, amore, con la qualità video e la mia bravura editoriale, mamma mia, come sto parlando alle 8 di mattina, verrà meglio. Sì, speriamo. Sempre convinta. Allora, quindi adesso seguiamo il cartello per la Malga di Clot, che in 5-10 minuti si raggiunge. Qui praticamente siamo nella zona dove abbiamo già fatto anche il video del giro delle Malghe di Provès. Diciamo che per quelli della zona qui è molto molto conosciuto. Ciao. Quasi 1.900. Siamo saliti dalla Malga in poi sul sentiero 7. Qui siamo al malghetto di Clot, quel rudere che si vede qui davanti. E adesso noi proseguiamo, visto che la prima meta di oggi sarà proprio quella cima lassù. Qui noi teniamo sempre il sentiero 7 verso il Monte Cornicolo, ma qui c'è anche il bivio per la vedetta alta Hochwart, dove si seguirebbe il sentiero 10, ma noi la raggiungeremo in cresta e poi scenderemo verso le Malghe dall'altra parte. Giornata limpidissima. Dopo il temporale di ieri, verde lussureggiante.
dopo aver conquistato la prima cima, ovvero il Cornicoletto a 2300 metri, circa 3 km e mezzo dalla partenza per arrivare a quella cima, poi ripercorriamo un po' la cresta e fino all'incrocio dove il sentiero 7 diventa sentiero 29 ed ora è messo a mezz'ora il Cornicolo. Due cime portate a casa, Cornicoletto e Cornicolo. Ma ora cosa manca? Bel monte e vedetta alta. Andiamo. Eccole qua. La bel monte, questa qui, in poco tempo dovremo arrivarci. La vedetta alta invece è questa qua. Eccoci, ultima delle quattro. Gli animi dietro, vedi, vedetta alta. Allora, siamo partiti alle 8
E sono le 10:30, amore. Siamo stati bravi? Siamo stati bravi. Direi. Questo non per dire che in montagna bisogna andare veloci, anzi, se potevamo rallentavamo. Il problema è che qui il mio amore deve andare a lavorare e quindi bisogna fare così. Rapidi. Bene, giro delle cime di Proves, io direi che si può chiamare questo. Cornicoletto, Cornicolo, Belmonte, Vedetta Alta. E adesso scendiamo chiudendo l'anello, quindi non ripercorriamo come prima la cresta, ma scenderemo dalla parte opposta e incontreremo le malghe, tra cui la prima, la Kessel. Di fronte a noi Monte Ometto e Lago di Santa Giustina e qui la bella Evelyn targata Ortovox. Ma come ti sta bene quella giacchetta? Ma cosa dobbiamo fare qua con questi della Ortovox? Chiedere se possiamo sponsorizzarli, lo faremo molto volentieri, eh? No? Sì, sì, vero? Sì, anche perché con tutti i soldi che abbiamo già speso. Va bene, all'attacco!
lo ricordo. Ed eccoci che ritorniamo al praticamente punto di partenza, ovvero la malga di Cloth qua sopra, con l'aquila. E cosa mi dici, amore, di questo giro? È sempre un bel giro. Sempre, no? Un bel giro. Però... per la prima volta un giro due volte caricato sul canale. Esatto. Però stavolta... stavolta dai, anche tutto sereno, tutto bello. Giornata stupenda. Bellissimo. E niente, adesso giustamente tu vai a lavorare, a portare la pagnotta a casa. Esatto. Siamo però qui con una macchina sola e quindi dopo capirete come tornerò a casa. Un po' mi pento di questa scelta. Ah, guarda che gli astruppa il bus. Ed eccolo qui il cambio assetto, intanto che il parcheggio, come vedete, si è riempito. Evelyn è partita e io adesso me ne torno a casa con la mountain bike. Vediamo se mi ricordo ancora come si pedala, ma intanto si scende, quindi bene.